Buongiorno mondo ingegnoso, benvenuti in questo nuovo video. Per la serie Tonia Passione Rubrica, oggi diamo il via a una nuova rubrica. Perché, allora, praticamente io vedo il mio canale un po' come uno spazio tutto mio in cui condividere appunto cose che mi piacciono con voi, cose che faccio, cose che scopro, eccetera, eccetera. E mi serviva una rubrica che mi permettesse di parlare appunto un po' di tutto, un po' tutte le cose che mi passano per la testa, di quelle che mi piacciono, eccetera, eccetera. Ovviamente non si distaccheranno mai totalmente da quello che è il fulcro del canale, cioè l'arte, perché comunque è la mia più grande passione, quindi tutte le altre passioni che ho ruotano intorno a questa. Per la rubrica Parliamo di, oggi volevo consigliarvi un po' di letture, perché è una mia grande passione, seguo tantissimi booktuber su YouTube appunto, però insomma so benissimo di non essere una booktuber, però mi andava di consigliarvi questi libri illustrati. In particolare, appunto, oggi vi parlerò di due libri illustrati, un fumetto e un manga che mi hanno colpito particolarmente. Ne sto leggendo altri, però insomma, vediamo se vi piacerà questo tipo di video, poi ne farò altri, magari anche dedicati totalmente ai manga, perché ne leggo veramente tantissimi. Sono le bande, quante figa la mia maglia. Allora, il primo libro di cui voglio parlarvi è Quel desiderio che sa di cielo di Alessandra Loreti e con le illustrazioni di Chiara Topo. È un libro autoprodotto, quindi già per questo queste due ragazze hanno tutta la mia stima. Io conoscevo già Alessandra Loreti perché è un'illustratrice grafica, una persona comunque squisita, l'ho conosciuta all'inizio della mia carriera creativa perché lei aveva una pagina, La Fabbrica dei Sogni, dove appunto creava biglietti da visita, banner, eccetera, per noi creativi ed era, cioè, bravissima. E poi appunto c'è stata l'uscita del suo primo mini romanzo. È mini perché comunque è di 103 pagine, ma ci sono anche delle illustrazioni. Allora, cosa dire di questo romanzo perché mi ha colpito tanto? In realtà sarò sincera, sarò super sincera come sempre. All'inizio lo stavo quasi odiando. Perché? Allora, parla di questa ragazza, Cassandra, di 25 anni, che è un'illustratrice. Praticamente spinta dal suo life coaching, decide di scrivere un diario per superare comunque la rottura di una relazione, tante cose che non vanno bene nella sua vita. Insomma, questo life coaching le dice di scrivere il diario e di mettere tutti i suoi pensieri, tutto quello che le succede su questo diario. Lei all'inizio non è tanto convinta di scrivere questo diario e noi spettatori lo percepiamo perché, diciamoci la verità, noi lettori siamo sempre alla ricerca di storie, di gossip. Quindi leggere di una persona che non vuole aprirsi con noi, perché noi crediamo di leggere un diario, e in realtà più in là ci rendiamo conto che siamo noi il diario. E questa, io non so se era nell'intenzione dell'autrice, ma è una cosa che mi ha colpito tantissimo. Almeno questa è la sensazione che ho percepito io. Cioè, io a un certo punto mi sono ritrovata a vedere la cosa dal punto di vista del diario. Cioè, io le urlavo proprio mentre leggevo, Cassandra, ti vuoi aprire con me? Ti prego, dimmi perché stai così, dimmi che cos'hai, dimmi cosa ti è successo, perché lei all'inizio non dice niente. E invece poi, appunto, c'è tutta una crescita di questo personaggio, di quello che le succede intorno. Inizia ad aprirsi con noi, e dirò con noi perché è quello che ha trasmesso a me, ha iniziato ad aprirsi man mano ed è veramente bello, bella questa crescita che c'è in questo romanzo. L'ho apprezzata tantissimo perché in realtà è vero, quando una persona è ferita non ha tanta voglia di aprirsi con le persone o anche con un diario, sei un po' chiusa in te stessa, però devi farlo. Cioè il nostro vedere che Cassandra non si apre all'inizio è un monito anche per noi. Cioè, come dire, tu stai prendendo in giro Cassandra che non vuole aprirsi, ma nemmeno tu però quando hai un periodo difficile non vuoi aprirti con le persone. Quindi questo ci serve da monito. Troveremo anche tanti altri spunti in questo romanzo che ci servono nella vita di tutti i giorni, come la voglia di dare di più, la voglia di rialzarsi, di andare avanti. È piccolo, è breve, ma mi ha lasciato qualcosa come
altri romanzi non hanno fatto. Soprattutto ho apprezzato tantissimo anche le illustrazioni di Chiara Toppo, che sono bellissime, ve ne faccio vedere qualcuna. È una cosa fantastica il fatto che queste illustrazioni appunto accompagnino tutta la storia. Guardate che belle. La accompagnano con i colori, con il tratto, facendosi capire gli stati d'animo appunto della protagonista. Soprattutto apprezzo tantissimo, c'è una parte in cui lei praticamente va in vacanza e vi faccio vedere, questo è l'inizio della sua vacanza. Poi man mano, non ve lo spoilo, non ve lo spoilerò, ma con le illustrazioni si vedrà anche il miglioramento dello stato d'animo di Cassandra. Insomma, è una ragazza che veramente vi sconvolgerà, alla fine del romanzo vi farà dire brava Cassandra, lo voglio fare anch'io, perché veramente vi lascia con un finale che io non mi sarei mai aspettata, mi sarei aspettata il solito finale super scontato, invece no, no, acquistatelo perché è veramente illuminante, ecco, e le illustrazioni sono bellissime, io adoro i libri illustrati perché fin da piccola mi sono sempre chiesta ma perché nei libri non ci sono illustrazioni? Lascerò il link per acquistare questo libro qui sotto nell'info box e potrete acquistarlo anche in formato ebook. Spero di avervi incuriosito e io faccio davvero tanti complimenti ad Alessandra e a Chiara perché sono state fenomenali nella realizzazione di questo romanzo. Questo libro, questo video durerà un'eternità. Dunque! Altro libro di cui volevo tantissimo parlarvi, non so se ve l'ho fatto vedere nei miei regali di Natale o no, questo mi è stato regalato all'anniversario, quindi l'avete visto solo in una foto su Facebook. Comunque parlo di Il Signore degli Anelli, Schizzi e Bozzetti di Alan Lee. Alan Lee, per chi non lo sapesse, è appunto l'illustratore ufficiale del Signore degli Anelli o comunque di tutte le opere di Tolkien ed è stato appunto una parte fondamentale nella realizzazione del film, perché tutto quello che vedete nel film, tutte le ambientazioni, gli scenari, i personaggi, cioè la cura dei personaggi, i vestiti, le decorazioni, insomma tutto è stato progettato da questo grandissimo uomo. Ovviamente non solo da lui dava degli spunti, infatti questo libro è bellissimo per chi è amante del Signore degli Anelli, proprio perché rivela tantissimi aneddoti riguardo il set, riguardo la produzione del film e sono fantastici, cioè per me che sono un'appassionata è veramente meraviglioso leggere questo libro, infatti l'ho letto con il contagocce, cioè tipo 2-3 pagine a notte. Guardate qui, Ali spiega anche alcune fasi della progettazione di alcune cose, qui vediamo come lui ha progettato il libro illustrato del Signore degli Anelli, ovviamente con tanto di spiegazione, e a proposito di questo, io ho la versione in italiana, ma se potete vi consiglio la versione in inglese, perché è tradotta veramente malissimo, ma proprio male. Cioè, guardate, questo libro è una scoperta ad ogni pagina. Io mi incanto, è diventato a mo' di Bibbia per me questo libro, perché è stupendo. Veramente stupendo. Avrei preferito ci fossero più tavole a colori, e questa è una delle mie pagine preferite. Guardate che belli tutti i particolari. Poi appunto fa vedere la cura che ha messo in ogni minimo dettaglio, dalle armature, dalle decorazioni, come sono nati gli scenari, quanti scenari c'erano. Cioè addirittura ho letto che sono stati costruiti circa 300 scenari per il Signore degli Anelli. Guardate. Un aneddoto che ho apprezzato tantissimo, ad esempio, ma ne troverete tanti altri in questo libro, è che nella scena di Collevento lui dice che questo set praticamente è stato tanto importante per lui e cioè è arrivato persino a portare dei pezzi di terra, di erba, proprio dei filamenti, e lui andava lì sul set e li posizionava dove pensava fosse andata a finire l'inquadratura della telecamera. Cioè... Poi ci chiediamo perché Il Signore degli Anelli è uno dei più grandi film mai prodotti. Ah, questa è una delle tavole a colori che potete trovare nel libro. È Gandalf che parla a Frodo. E tra l'altro qui c'è un altro aneddoto bellissimo. Questo qui è praticamente un autoritratto dell'autore che stava appunto studiando il personaggio di Gandalf. E io non vedo l'ora di avere altre opere di Alan Lee, soprattutto
Mi ripeto, mi è dispiaciuto che non, l'unica cosa che mi dispiace è che non ci siano tantissime tavole a colori e che appunto ci siano solo queste bozzette a grafite, che sono bellissime, però dai, è Alan Lee, cioè voglio dire, quelle a colori sono meravigliose. Quindi ve lo straconsiglio, vi lascerò il link per acquistarlo qui sotto nell'info box e mi pare costi 24 euro, insomma, sui 24 euro. Sono 190 pagine. 190 pagine di bellezza pura. Anche quando si parla del Signore degli Anelli è tutto bello. Il fumetto di cui invece voglio parlarvi è Contro Natura di Mirka Andolfo. Per chi non la conoscesse, ma spero la conosciate, Mirka Andolfo è un'illustratrice, colorista e fumettista italiana bravissima. Io la seguo da tantissimo, è l'autrice di Sacro Profano. Sicuramente chi non ha visto delle vignette di Angelina e Damiano su Facebook. Sacro Profano è un'opera divertentissima, molto sarcastica, ironica, vi consiglio tantissimo anche quella. Ma qui Mirka lascia un po' da parte l'umorismo, il divertimento per raccontarci delle tematiche, per affrontare delle tematiche molto più serie. Sì, questo fumetto si rifà tantissimo, cioè prende tantissimo spunto da 1984 di George Orwell, che vi consiglio appunto di leggere prima di leggere questo fumetto, perché è davvero interessante vedere il modo in cui Mirka ha preso spunto dal romanzo di Orwell per poi costruirci una sua storia meravigliosa attorno. Tra l'altro, vabbè, 1984 è un capolavoro che va letto e basta. Allora, il fumetto parla di Leslie, che è una maialina di 25 anni, e tra l'altro sto notando, ma perché hanno tutte 25 anni? Cioè, io tra poco compirò 25 anni, il 27 giugno, e la vita cambia a 25 anni, mi state dicendo questo? Bene, comunque, Leslie è una maialina che convive con la sua migliore amica. C'è una topolina bellissima! Praticamente ha una vita che non le piace. Vive in un mondo appunto di animali antropomorfi dove è severamente vietato accoppiarsi con animali di una razza diversa o comunque anche con dello stesso sesso, insomma. Ovvio, no? Una cosa per cui adoro tantissimo questo fumetto sono appunto i disegni, che per me sono, lo so che non dovrei pensarla così, ragazze, ma per me il fumetto, cioè il disegno viene prima della storia e basta. Se poi la storia è bellissima, i disegni sono bellissimi, esce fuori un capolavoro. Cioè, almeno io lo reputo un capolavoro. Vi faccio vedere un po' i disegni, guardate, cioè Mirka è bravissima soprattutto nel dare le ombre, le luci, veramente adoro tantissimo il lavoro che fa perché si vede che in ogni tavola, in ogni riquadro, lei ci mette tantissimo impegno. Ho seguito anche delle sue live sulla sua pagina Facebook dove colorava alcune tavole. È bellissimo. Poi i suoi personaggi, una cosa che apprezzo molto è che sono molto sensuali. È quella bellezza genuina, sensuale, simpatica. Speciale, ecco. Cioè, guardate, guardate quanto è bella questa tavola. È bellissima. Adoro, adoro. L'adoro. Davvero tantissimo. E tra l'altro, uno dei motivi per cui io e penso tante altre ragazze come me che la seguono sono state spinte dall'acquisto di questo fumetto è il fatto che Mirka abbia. Aspettate, che devo coprire il volto, perché devo essere cattiva quanto l'autrice, perché l'autrice in questo è stata cattivissima. Praticamente c'è un personaggio maschile. Ok, perfetto. E praticamente, vedete, ci sono queste tavole. Allora, io di cognome porto lupo, adoro i lupi. E mi fai un bonazzo antropomorfo lupo? Infatti non vedevo l'ora, solo che lei praticamente sulla sua pagina Facebook non faceva mai vedere in faccia sto lupazzo. Quindi io appena, mi ricordo che appena ho acquistato questo fumetto, c'era Vittorio del Pianeta Mazzocco con me, sono subito andata a sfogliare, ho visto il volto del lupo e sono rimasta così. Ah, sì, Mirka, non ci hai deluso! Vabbè, comunque, a parte questo,
È un fumetto veramente molto molto particolare. Anche la protagonista è molto particolare perché non è né la solita protagonista imbranata, sbadata. In realtà non è nemmeno tanto come me l'aspettavo, perché io me l'aspettavo molto più cazzuta, molto più agguerrita. Invece è tutta una facciata, cioè lei ha questo atteggiamento da dura, però in realtà è una maialina tenerissima. Molto molto fragile, quindi penso che tante persone possano rispecchiarsi nel carattere di Leslie. Altra cosa che ho apprezzato tantissimo, sto cercando qualche altra tavola da farvi vedere, che ho apprezzato tantissimo il fatto che Mirka sia stata molto spietata con i suoi personaggi. Senza fare spoiler, posso dirvi che è stata molto spietata, per quanto io abbia la sensazione che alcuni personaggi non siano veramente morti. Cioè, almeno lo si spera, ragazzi. Insomma, è risuscitato Jon Snow, possono risuscitare tutti. Ah, questa è un'altra tavola che lei ha colorato in live sulla pagina Facebook. Questa è la sua coinquilina. No, cioè, i disegni sono bellissimi. È un fumetto che vi straconsiglio, anche perché questo è il primo capitolo di tre, se non mi sbaglio, e lascia spazio davvero a tantissime domande. Perché è un capitolo introduttivo alla storia, introduttivo al mondo, ai personaggi, però verso la fine, appunto, succede di tutto. Cioè, l'inizio del romanzo, del fumetto è tutto un guarda, succede questo, nel mondo succede questo, nel mondo succede quell'altro, a lei succedono queste cose, va bene, e poi, tipo, nelle ultime 5 pagine, succede il patatrac. E dici no, E invece è finito. E dobbiamo aspettare il secondo volume. Tra l'altro, la povera Mirka, a quanto ho letto sulla pagina Facebook, è anche infortunata, quindi non potrà finire il secondo volume per maggio come era previsto. Ma ha detto che uscirà verso ottobre-novembre. Tra l'altro, è una scelta coraggiosa che apprezzo tantissimo, però, perché come lei ha detto, è molto meglio aspettare un po' e avere appunto lo stesso livello di disegno, di storia del primo volume. Anziché appunto andare di fretta, è una scelta che condivido da acquirente, da spettatrice. Il manga invece di cui voglio parlarvi è l'ultimo manga della mia autrice preferita, oddio, gli altri, questo è leggerissimo. Arina Tanimura, ed è Ogni nostro venerdì. Si sta quasi per concludere, io penso di essere arrivata al numero 7 o 8, non lo so. Poi ve ne parlerò se volete più approfonditamente quando appunto finirò di leggerlo completamente. Dunque, io adoro tantissimo quest'autrice da sempre e il mio primo manga è stato il primo numero di Full Moon, che è un manga bellissimo che, cioè, a me è rimasto nel cuore per tante cose, perché è stato il mio primo manga e anche per tante altre cose. Però è veramente un'autrice fantastica che nelle sue storie comunica tante cose molto molto importanti. Se è la mia autrice preferita, poi anche perché i suoi disegni sono bellissimi. Guardate, vi faccio vedere qualche tavola. Guardate, guardate. No, cioè, è la mia autrice preferita e quindi l'adoro. È uno shoujo ovviamente, quindi mi rendo conto che è uno stile di manga che non piace a tutti perché a volte sono un po' ripetitivi, un po' noiosi, però io trovo che invece le storie di Arina siano molto molto originali, per quanto appunto gli shoujo ripercorrono bene o male tutte le stesse tematiche. Invece questo lo trovo molto più originale rispetto ad altri. La protagonista, Ai, si innamora del cuginetto Nekota. Lei, primo anno dei superiori, lui, quinta elementare. Ebbene sì, vi giuro, io quando ho letto il primo numero, ho riletto la parte della presentazione dei personaggi perché veramente non riuscivo a credere che Arina avesse scelto un personaggio maschile così piccolo. Cioè, è piccolo, dai, quinta elementare, cavolo! Tra l'altro, è anche un po' strano che si innamori del cuginetto. Che poi lui abbia tipo 5-6 anni in meno. Cioè, a me sto fumetto mi ha incuriosito tantissimo perché ho detto: no, io voglio vedere come te ne esci. Cioè, mo, hai messo insieme questo brodo di giuggiole. Io voglio vedere Arina come se ne esce, cioè come mi conclude questa storia. Nicota non riesce a piacermi.
Niente, cioè, non, per la prima volta il personaggio principale non riesce a piacermi. Ci sono tanti altri personaggi che vedremo nel corso della storia che fanno il filo ad Ai, che è comunque una bellissima ragazza, dolce, piena di forza, insomma, un po' come tutti i personaggi di Arina. Però niente, lei è proprio, cioè, proprio innamorata di Nekota, è proprio innamorata di sto bimbo. E non vi dico che ci sono delle scene che dovrebbero essere tutte love, passionali, sapete, tipo il bacio tanto atteso, però mi fanno ridere. Cioè, io non ce la faccio perché se penso che quello è un bambino della quinta elementare, mi fa troppo ridere. Infatti, ha un lato comico fantastico questo manga. Però voglio vedere come va a finire. Cioè, io ve lo consiglio perché è particolare. Io spero che a un certo punto, se lei, se l'autrice vorrà far continuare la storia d'amore tra Ai e Nekota, al di là di tutti appunto i pregiudizi, gli ostacoli, eccetera, eccetera, che ci faccia poi un salto temporale nel futuro, che ci faccia vedere Nekota grande, quantomeno adolescente, e Ai tipo che va all'università e che non si nota più di tanto la differenza. Ai si deve abbassare per abbracciarlo. Vedete, lui è in piedi e lei in ginocchio e si deve. Cioè, sono comiche. Per quanto sia tutto, oh mio Dio, si sta piangendo, sta rivelando, bla bla bla, però fai. Muoio dalla voglia di sapere appunto come ne uscirà fuori. Sicuramente ci comunicherà qualcosa, eccetera, eccetera. E poi, tra l'altro, io voglio sperare che alla fine capiti con Nekota, perché altrimenti. Ci stai comunicando che l'amore con un ragazzo più piccolo è impossibile? Quindi mi aspetto, ve l'ho detto, che alla fine continueranno e. Boh, ci farà vedere più grande, Nekota un po' più grande. Lo vorrei tanto, sì, per non ridere ad ogni cavolo di bacio. E ragazze, i miei consigli di lettura fumettosi sono finiti. Temo di essere stata un disastro, però ecco, vi ho dato così. Le mie impressioni e basta, quello che mandava di dirvi su appunto questi libri. Spero comunque di avervi dato degli spunti di lettura. Fatemi sapere se conoscevate già questi autori, se ne siete incuriositi e se appunto volete un video più approfondito sui manga che ho letto. Vi avviso già che principalmente sono shoujo perché sono una tenera ragazza romantica. No, non è vero. Poi ho anche tanti altri libri illustrati da farvi vedere, tipo quelli di Animali Fantastici o di Harry Potter o del Signore degli Anelli, sì, ne ho altri, tanti. Niente, aspetto qui i vostri pareri, fatemi sapere come migliorare, eccetera, eccetera, se c'è qualcosa che non va. Grazie mille per aver visto questo video e noi ci vediamo alla prossima. Mi aspetto anche PC. Ottimo.